parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. E riparti con noi, riparti con Occhio Pavese. È Alessandro Sorte, l'asso nella manica di Carlo Barbieri in questa campagna elettorale sempre più accesa ed aggressiva. L'assessore regionale lombardo alle infrastrutture e mobilità che il sindaco uscente definisce un assessore molto forte, che fa politica bene e non va in giro a raccontare quello che non è. Ed infatti il giovane Sorte non si lascia scappare l'occasione per elencare ciò che è stato fatto e ciò che a suo dire verrà realizzato. Tra i traguardi raggiunti da Regione Lombardia, evitare di aumentare il prezzo dei biglietti e dei treni nel 2017 oltre che nel 2016, in controtendenza con ciò che sta avvenendo a livello nazionale. 3 milioni di euro stanziati dalla Regione, risposta al silenzio del governo, per percorsi di formazione per le guardie giurate, che nel giro di 3 mesi saliranno gradualmente sui treni a vegliare sulla sicurezza dei cittadini e verranno distribuite nelle principali stazioni delle città lombarde, Voghera inclusa. La firma di una convenzione che dà la possibilità a tutte le forze dell'ordine di salire gratuitamente sui treni, a patto che si rendano disponibili con il controllore per un intervento immediato in caso di bisogno, provvedimento che costa a Regione Lombardia 6 milioni di euro. Ma la sicurezza dei convogli ferroviari è anche al centro del progetto, che permetterà di evidenziare con un colore differente le carrozze del nuovo materiale rotabile, che assicureranno ai viaggiatori una sicurezza costante, soprattutto nelle ore più sensibili della giornata, anche grazie alle telecamere costantemente accese e controllate. C'è chi parla di sicurezza e chi cerca di mettere in campo soluzioni, sottolinea Sorte, che fa notare come il maggior numero degli episodi di criminalità sono ad opera di extracomunitari disperati. Il candidato sindaco chiede a Sorte un supporto nella richiesta del comune a Ferrovie dello Stato affinché i treni ad alta velocità tornino a fermarsi nella stazione Ariense ed assicura che gli 80 milioni di euro che Regione Lombardia destinerà alle province saranno utilizzati anche sul territorio che interessa ai cittadini vogheresi, a partire dal tratto mancante della tangenziale, quello che dovrebbe collegare la rotatoria per Tortona con Rivanazzano, ma soprattutto per alcuni ponti, in accordo con le autorità dei vari comuni. Se amministrata dal centrodestra, sottolinea Barbieri, Voghera sarà sempre una città responsabile, in grado di percepire le priorità dei cittadini. Continuerò a chiedere sempre più sicurezza sui treni, parteciperemo ai bandi per le piste ciclabili e saremo attenti ai temi della solidarietà e del sociale.